Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vorrei portarvi delle indiscrezioni riguardo alla futura PlayStation 5. Infatti, recentemente Digital Foundry ha provato a ipotizzare le caratteristiche di PlayStation 5 e la finestra di lancio della nuova console. Altri dettagli sulla futura piattaforma Sony arrivano da un insider youtuber francese. Infatti, quest'ultimo, attualmente collaboratore di Gamer.io, ha ricevuto alcune indiscrezioni da un anonimo insider, in quale afferma che PlayStation 5 sarà retrocompatibile con i giochi PlayStation 4 e avrà una commercializzazione, infatti sarà commercializzato ad un prezzo di 399 dollari, stessa cifra già adottata da Sony per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Lo stesso insider si sarebbe sbilanciato rivelando che il lancio sarebbe previsto tra la fine del 2019 o al più tardi, insomma, posticipando nel corso del 2020. Inoltre pare che la lineup iniziale possa includere titoli come Death Stranding o The Last of Us 2, i quali usciranno comunque anche su PlayStation 4. Come riportato da Semiaccurate, PlayStation 5 sarà probabilmente una piattaforma basata su CPU Zen e GPU Navi. In particolare si parla di una CPU con processo produttivo 7 nanometri e 8 core, con prestazioni molto simili a quelle delle schede Ryzen 7. La scheda video invece potrebbe raggiungere gli 11 teraflops di potenza. Infine, si parla dell'utilizzo di memoria RAM GDDR6 da 16 o 24 GB e un SSD per lo spazio di archiviazione. Al momento niente di quanto riportato è stato confermato da Sony e la presentazione di PlayStation 5 non sembra essere neanche imminente. E molto probabilmente ne sapremo di più nel corso del 2019, in particolare o alle 3 o alla PlayStation Experience. Questo breve video riguardo la PlayStation 5 si conclude qua. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa nuova console. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video se vi è piaciuto. Se volete potete anche seguire la pagina Instagram. E ci vediamo in un prossimo video.